Ciao a tutti, oggi parliamo di un aspetto molto importante del tiro con l'arco che è l'attrazione, quindi come si va ai contatti, come si va in ancoraggio, specialmente nell'arco nudo e negli archi tradizionali. E qui nasce un po' il pro quo per quanto riguarda quello che abbiamo imparato attraverso gli istruttori. E cioè normalmente viene enfatizzata enormemente l'attrazione. Quindi l'attrazione vuol dire mano della corda che va ai contatti, dimenticandoci, ahimè, l'estrema importanza per quanto riguarda l'arco nudo e gli archi tradizionali del braccio dell'arco e soprattutto della spalla dell'arco. Quindi se gli istruttori ci dicono, e ha ragione ovviamente, lo dicono forse inconsapevolmente, questa enfatizzazione di andare ai contatti parlando di trazione e anche di ancoraggio, anche lì sarebbe una parola enormemente sbagliata, ma è sbagliato anche parlare solo di trazione, perché se parliamo solo di trazione parliamo della mano della corda che va ai contatti. Vediamo invece cosa succede in modo esatto se parliamo solo di trazione. Se parliamo solo di trazione, parliamo un po' soprattutto per quanto riguarda l'arco olimpico, no? Per quanto riguarda l'arco olimpico, la strategia e il metodo della nostra sequenza impone che ci posizioniamo, infradito, e poi ruotiamo il gomito, posizioniamo il braccio e andiamo con l'indice sotto il mento, contrapponendo in modo adeguato il braccio dell'arco verso il bersaglio. Cosa succede invece nell'arco nudo dove non abbiamo stabilizzazione? Succede che se noi facciamo in questo modo, cioè contrapponiamo solamente il braccio dell'arco verso il bersaglio, ahimè, per i neofiti o comunque per chi impara, la spalla verrà indietro in questo modo qua e saremo o sbilanciati o comunque con la spalla enormemente alta. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare fin da subito? Enfatizzare non solo la trazione ma l'estrema importanza della spalla dell'arco. La spalla dell'arco deve essere proiettata verso il bersaglio un attimo prima di partire per gli ancoraggi al viso, per i contatti al viso. Quindi è importantissimo che noi non solo contrapponiamo l'arco verso il bersaglio e con questo braccio completamente contrapposto e tiriamo la corda e diamo il contatto al viso e rilasciamo, perché questo arco sballonzolerà enormemente, sarà enormemente impossibile poter affinare una strategia di mira adeguata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto partire con le spalle completamente rilassate, come il braccio completamente rilassato. Poi partirà prima la spalla dell'arco, prima la spalla dell'arco, braccio disteso ma non bloccato, spalla dell'arco, arriveremo ai contatti e cosa ci ritroveremo? Ci ritroveremo con il braccio dell'arco in spinta, in tensione, già in tensione verso il bersaglio, arriveremo ai contatti, ci metteremo quei contenuti tutti che abbiamo visti dall'ancoraggio al rilascio e rilasceremo la freccia. Rivediamola. Quindi non una contrapposizione e un ancoraggio, no, questo è sbagliato, questo è estremamente sbagliato, perché implica pochissima economicità, pochissima biomeccanica per quanto riguarda l'arco nudo. È un enorme sfavore per quanto riguarda la riduzione degli errori.
Non dico che non si possano fare i punti anche così, ma è un peccato, è molto meglio per quanto riguarda l'arco nudo e l'arco tradizionale essere dinamici, avere le catene cinetiche in completo dinamismo, molto più facile da controllare. Sembra il contrario, ma non è così. Il corpo umano è in grado di controllare, di addestrare la destrezza per ottenere questi risultati, quindi per mettere a frutto questa particolarità. Rivediamola, quindi braccio disteso ma non bloccato, parte prima la spalla, quindi prima estensione della spalla, ancoraggio, espansione, ovviamente solamente interna, e rilascio. Per i vecchietti come me, e lo sappiamo perché è un fondamentale, in pretrazione dobbiamo allineare la schiena verso il bersaglio. Ovviamente molto spesso ci si dimentica che tra i nostri allievi abbiamo persone un pochino più anziane, oppure molto vecchie come me, le quali non è così semplice allineare la schiena verso il bersaglio ed ottenere un allineamento e poi un'espansione di spinta e trazione adeguate. Cosa possiamo fare? Quindi sempre su in questo modo, freccia all'altezza degli occhi, ruotiamo leggermente la testa per permettere di spostare la spalla già in posizione verso il bersaglio, ok? In posizione verso il bersaglio. Poi facciamo partire prima la spalla e conseguentemente il braccio, dopo aver rilassato bene le dita. Il punto di pressione è sul punto di pivot perfettamente. Partiamo, ancoraggio e rilascio. Molto semplice. Un'altra cosa ancora, io vedo normalmente che quando si va in ancoraggio si va in questa posizione. Perché? Non avete imparato nel corso per neofiti così. Si passa dalla linea degli occhi, si passa sotto e si va in ancoraggio tranquillamente. Perché avere una linea che ci può far saltellare? Una linea economica, ma come abbiamo imparato al corso, mano rilassata, nocchia a 45 gradi, punto di spinta nel punto giusto dell'impugnatura, via la spalla dell'arco, passo sotto, ancoraggio, contenuti, rilascio. Allenatevi e se avete qualche dubbio chiamatemi senza problemi. Grazie.